Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Catania, una spedizione punitiva all'origine degli scontri di ieri sera al Caffè Europa. Danneggiato il locale, Corso Italia paralizzato, in fuga vittima e protagonisti dell'inquietante agguato. In ospedale una ragazza di passaggio. Ancora uno sconcertante fenomeno di razzismo contro un cameriere di colore. Questa volta nel Trapanese i titolari dell'agriturismo: chi non gradisce non venga più da noi. Catania, mafioso corteggia l'ex moglie di un affiliato a un clan avverso e finisce picchiato da suo padre davanti a testimoni. Nell'operazione Locu della polizia, tra armi, droga e feratezze, spunta anche il cosiddetto codice morale di Cosa Nostra. Chiedono l'utilizzo di un dissalatore per avere finalmente l'acqua potabile. Esasperati i cittadini di Licata, con i rubinetti a secco da settimane. In crisi anche l'agricoltura, impossibile irrigare i campi. A Messina gli studenti incontrano i magistrati, contrari alla separazione delle carriere tra giudici e procuratori e ai test che verifichino il loro equilibrio psicologico. A Catena Nuova, folla la rappresentazione della Passione di Cristo, diretta da Antonietta Biondi e ispirata al Gesù di Zeffirelli. Nuovi sport, esplode il pickleball, un incrocio all'aria aperta tra tennis e paddle. Si gioca a tutte le età e anche in Sicilia è già mania. Calcio, il Catania perde anche a Torre del Greco, si ritrova al limite della zona play-out. Il Messina, dopo la sconfitta con il Foggia, abbandona il sogno degli spareggi per la promozione. Bentrovati. Aggressione tra i tavolini di un bar in pieno centro a Catania, ferita una donna di passaggio sul Corso Italia, lo sfogo di uno dei dipendenti del ritrovo. Abbiamo avuto paura per i clienti, in quel momento c'erano tanti bambini. Torino De Mana. Non proprio una rissa, ma una spedizione punitiva tra i tavolini di un bar nel Salotto Buono di Catania, dove, ad avere la peggio, è stata una donna di 29 anni colpita alla testa da un oggetto contundente mentre passeggiava sul Corso Italia. È successo ieri intorno alle 19.30 al Caffè Europa, quando un gruppetto di persone, 4-5, ha preso di mira uno dei tanti avventori. Sembra che alcuni si siano presentati incappucciati a dimostrazione del fatto che sia stata un'azione premeditata. Dalle parole si è passati ai fatti: bicchieri, piattini e tavolini sono volati via in aria. Nella colluttazione è stata danneggiata anche una stufa esterna. Lo vedete in queste immagini postate sui social dalla pagina Facebook Catania da spettacolo. Poca voglia di parlare tra i dipendenti del noto ritrovo. Siamo nelle mani di nessuno. I ragazzi oggi sono propriamente allo sbaraglio. Però abbiamo avuto più paura più per i clienti che per altro, quindi c'erano bambine, c'erano le famiglie, quindi niente, solo questo. Scattato l'allarme sul posto, sono piombati gli agenti del commissariato centro, il cui arrivo, a sirene spiegate, ha scatenato un fuggi-fuggi generale. Al vaglio ci sono alcuni filmati interni ed esterni del locale, la cui visione potrebbe fornire utili elementi agli investigatori. Sulla vicenda, al momento, non è stata sporta alcuna denuncia, neanche quella della vittima, circostanza che rende difficoltoso il lavoro delle forze dell'ordine. Razzismo in provincia di Trapani, dove alcuni clienti non hanno voluto essere ricevuti al tavolo da un cameriere di colore. Il titolare è uno di famiglia, allora non venite più. Lorena Dolci. È arrivato un tavolo, si sono accomodati, il mio collaboratore Anza ha portato i menu al tavolo e i signori, dopo un attimo, si sono alzati, sono andati in reception e hanno chiesto di non essere serviti al ragazzo di colore. Il ragazzo di colore si chiama Hamza, è arrivato dal Camerun su un barcone partito dalla Libia e da 3 anni fa parte del team dell'agriturismo. Dove mai si era verificata una richiesta del genere? Il titolare, nell'immediato, e sabato sera il locale affollato di famiglie, non reagisce, ma l'indomani non riesce a tenere dentro l'indignazione e fa un post. Allora l'ho preso, ho detto vieni qua, ho chiamato mia moglie il caposala, abbiamo fatto la foto che insomma è girata tantissimo, ho detto la posso pubblicare, giusto, dico
Voglio dire a tutti che tu sei uno di famiglia. Il post è seguito da una pioggia di messaggi di solidarietà e affetto nei confronti del ragazzo di colore. Un grande abbraccio per Hamza. Ed è questa la cosa importante. Non quattro persone che, poverini, hanno bisogno di aiuto, loro, tanto, ma che il territorio è di un'altra pasta, che il territorio accoglie con semplicità, senza differenza. E questo è quello che manda a dire ai clienti, due coppie di Trapani. Non venite più da me se avete queste idee, perché non sareste trattati allo stesso modo e sareste serviti da quello che vi deve servire. Torniamo a Catania, corteggia l'ex moglie di un mafioso di un clan avverso e finisce picchiato dall'anziano padre davanti a testimoni. Nell'operazione Locu della polizia, fra armi, droga e feratezze varie, spunta il tema del cosiddetto codice morale di Cosa Nostra. Roberta Lunghi. Non desiderare la donna da altri, specie se ex moglie di un mafioso, e se a tentare un approccio è l'uomo di un clan rivale, perché quella donna è intoccabile. Sul terreno del possesso amoroso la mafia si appella dunque a morale, lealtà, fedeltà. Dalle carte dell'operazione della polizia di Catania Locu, che ha smantellato l'attività di spaccio nel quartiere San Cristoforo, gestito dal clan Cappello Bonaccorsi, tra i movimenti di pusher e vedette, di uomini armati e di elevato spessore criminale, spunta il tentativo di importunare la moglie appena separata di un soggetto considerato affiliato al clan Santa Paola da parte di un affiliato ai Cappello Bonaccorsi. Una tresca 2.0 tentata attraverso i social con messaggi mandati alla donna da un falso profilo. Una tentazione però scoperta dall'ex consorte in possesso delle credenziali di accesso a Facebook dell'ex moglie. Ed è qui che si agita il sentimento di punire tale arditissimo gesto. Parte un corteo di motorini di Santa Paoliani con in testa Enzo Timo. Accerchiano l'abitazione di Gaetano Venuto, detto Tano Mafia, arrestato nell'operazione della polizia, investendolo del problema perché sia lui a risolvere la delicata questione. Il codice d'onore è un fatto condiviso tra i clan, per cui Tano Mafia si impegna affinché l'umiliazione dell'uomo che ha osato importunare quella donna avvenga in modo plateale. E così accade proprio nell'appartamento di Tano Mafia, al cospetto di Timonieri, del boss offeso e di alcuni ragazzi. Tutti assistono alle botte nei confronti di quell'uomo che non doveva importunare quella donna. A colpirlo con convinzione suo padre, considerato un personaggio rispettato all'interno del clan. Ed è così che la faccenda si chiude. Ritorniamo sul caso di Alfio Torrisi. Il ministro della giustizia Nordio ha firmato la rogatoria internazionale per fare luce sulla sua morte, ricorderete, avvenuta alle Bahamas. Il corpo del 54enne originario di Giarre era stato restituito alla famiglia privo di organi. Ancora, senza acqua Licata, un grosso centro nella provincia di Agrigento, la popolazione è allo stremo, i turni di distribuzione sono insostenibili, danni anche per l'agricoltura, non si può irrigare, i cittadini sono scesi in piazza per chiedere la realizzazione di un dissalatore. Davide Sardo. La partecipazione popolare è stata massiccia. Licata ha risposto con determinazione all'appello alla marcia di protesta a fronte dell'emergenza siccità e conseguente crisi idrica. Tanti cittadini, tra cui altrettanti agricoltori, hanno attraversato le strade della città contro la sete che attanaglia Licata già da tempo, pregiudicando l'accesso dei licatesi al bene comune più prezioso, l'acqua. A organizzare e coordinare la manifestazione è stato il movimento Acqua Licata, che invoca l'installazione di un dissalatore al fine di utilizzare il bacino naturale più capiente del pianeta, ovvero il mare, a fini irrigui, zootecnici e potabili. Poste concrete, non chiacchiere. Noi vogliamo il dissalatore acqua per lavorare nelle campagne, perché Licata non l'ha avuto mai un'acqua da nessuna le parti. Presenti alla manifestazione anche i sindaci di Licata e Palma di Montechiaro, rispettivamente Angelo Balsamo e Stefano Castellino, ed il deputato regionale, già sindaco di Licata, Angelo Cambiano. Sempre più giovani lasciano la Sicilia in cerca di un futuro migliore, questo lo sappiamo, ma c'è anche chi decide di investire qui. Siamo stati a Palazzolo Acreide, nel Siracusano, dove il comune incentiva i ragazzi a restare. Vediamo come. Francesco Aloi. Buongiorno. Salve, buongiorno.
Giuseppe ha quasi 30 anni, è uno dei pochi giovani che ha deciso di restare in Sicilia. Il suo futuro lo sta costruendo qui, a Palazzolo Acreide, siamo nel Siracusano. Ho deciso di restare qui perché comunque ho visto molti dei miei amici con cui sono cresciuto, con cui sono stato, andar via. E a me questa cosa un pochettino rodeva, perché ho detto... Io voglio fare qualcosa per la mia terra, per la mia regione. Ma come lui, anche altri hanno scelto di restare nella terra d'origine. Una scelta di non abbandonare il mio territorio, la cultura e l'arte e tutto. Quindi ho scelto di aprire uno spazio espositivo e uno studio di tatuaggi, mettendo così insieme le due arte, le due tipologie di arte che per me significano tanto, che hanno segnato molto il mio percorso artistico. Tanti, troppi giovani lasciano il sud. Così i piccoli centri sono destinati a scomparire. Ma l'obiettivo è quello di invertire il trend. Sono quello di far rimanere i giovani proprio in questo paese, investire in questo paese e investire, diciamo, le risorse, diciamo, proprio che rimangono nel nostro paese per incentivare l'economia locale. È il terzo anno che il comune offre un contributo a chi decide di restare e investire. Il bando scadrà il 31 marzo, ci sono tante richieste. Richieste perché lo scopo del bando è quello di incentivare i giovani attraverso un contributo a fondo perduto, abbiamo messo alla base 7.000 euro per almeno 10 progetti, quindi 70.000 euro stiamo dividendo, per consentire ai giovani di aprire, proprio di avviare una nuova attività economica nel centro abitato del comune di Palazzolo Acreide. 8.000 abitanti e la speranza che non diminuiscano, anzi Palazzolo ci prova. Questo a Palazzolo Acreide, a Palermo, i vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per scavare tra le macerie di questa palazzina crollata tra via Macello e Corso dei Mille. Per fortuna sotto i detriti non è rimasto prigioniero nessuno, il timore era che qualcuno di sera avesse cercato riparo in quell'edificio disabitato e in condizioni di abbandono. A Messina i vertici dell'Associazione Nazionale Magistrati hanno incontrato gli studenti nell'ambito dell'iniziativa Dialoghi con la Magistratura. Tra i temi affrontati anche quelli della separazione delle carriere e dei test psicoattitudinali per l'ingresso in magistratura. Francesco Triolo. No alla separazione delle carriere, no all'introduzione dei test psicoattitudinali nei concorsi in magistratura, lo ha detto chiaramente oggi a Messina il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia, a margine dell'incontro che l'ANM ha promosso per l'iniziativa nazionale Dialoghi con la Magistratura. Noi siamo stati sempre fortemente contrari a questa separazione, ma per ragioni tecniche che non hanno nulla di corporativo. C'è chi vuole inserire tra i test di accesso in magistratura anche i test psicoattitudinali. Cosa sono questi test? A cosa servono? Non ce l'ha ancora spiegato nessuno. Così diventa un proclama contro i magistrati per far pensare che i magistrati hanno bisogno di essere controllati dal punto di vista psichico o psichiatrico. Diversi temi affrontati, oltre quelli che approderanno in Parlamento tra pochi giorni, si è voluto portare il mondo della magistratura vicino ai giovani e alle scuole per avvicinare l'opinione pubblica e far conoscere il mondo giudiziario, forense, per approfondire le funzioni e le prerogative. Un dialogo con la magistratura su temi d'attualità, dalla parità di genere in magistratura all'indipendenza e l'autonomia, dal diritto alla difesa alla posizione del magistrato rispetto alla legge. Abbiamo cercato una modalità di comunicazione più semplice, questo non significa superficiale, ma che possa interessare e avvicinare i temi della giustizia, soprattutto i giovani che sono quelli più interessati al tema, perché saranno quelli che, come dire, dovranno vivere la società del domani. A Catena Nuova, grande partecipazione alla Passione di Cristo, rappresentata nella città e ispirata all'indimenticabile Colossal Gesù di Nazareth, diretto da Franco Zeffirelli. Un crescendo di commozione ed emozione fra la gente. Desire Ferlito. Le ultime 12 ore della vita di Gesù. Dall'orto degli ulivi all'arresto e alla condanna a morte da parte dei sacerdoti, la decisione di Ponzio Pilato, la croce trasportata per le vie di Gerusalemme fino alla crocifissione. Grande partecipazione ieri alla Passione di Cristo rappresentata a Catena Nuova per la regia di Antonietta Biondi, che da circa 20 anni si ispira all'indimenticabile Colossal Gesù di Nazareth diretto da Franco Zeffirelli nel 1977. Tutte le scene si sono svolte al campo sportivo di Catena Nuova, che per l'occasione si è trasformato in un set cinematografico. Ogni scena rappresentata è stata accompagnata da canti e da musica dal vivo.
Particolarmente intenso il tradimento di Giuda, in cui è mimata la disperazione dell'apostolo con un canto a tema. Infine la resurrezione, con effetti speciali e il Cristo apparso in alto, sollevato quasi al cielo, in un crescendo di commozione e emozione tra la gente. Passiamo allo sport. In Sicilia è scoppiata la pickleball mania. Sono tantissimi i circoli che si stanno attrezzando per fare giocare tanti appassionati a questa nuova disciplina che è un po' il paddle, è un po' il tennis, rapido e divertente per i siciliani, un amore a prima vista. Marco Gullà. Il pickleball può creare dipendenza. Proprio vero, ne sanno qualcosa i siciliani che da qualche mese hanno scoperto questa nuova disciplina sportiva figlia del tennis. Qui siamo a Palermo, un impianto attrezzato proprio per il pickleball, un'oasi per molti appassionati. Abbiamo veramente dei numeri interessanti. Speriamo che tanti colleghi degli altri circoli possano anche investire in questa disciplina così da alimentare il movimento, però la federazione adesso ha dato degli input importanti e proprio ci dà speranze che possa crescere anche in breve tempo. Facile da imparare, estremamente divertente, ritmo veloce, scambi potenzialmente lunghi. A Palermo tanti circoli si stanno già attrezzando per le numerose richieste che arrivano. Insomma, è scoppiata la pickleball mania. È uno sport che in America ha un successo strepitoso, ma anche in Italia sta riscuotendo un ottimo successo. In Sicilia devo dire che già siamo partiti l'anno scorso con un circuito regionale che ha riscosso molto successo. Quest'anno abbiamo intenzione di organizzarne un altro con più tappe, perché nel frattempo molti circoli hanno realizzato un campi di pickleball. E se non siete dei campioni di tennis, non vi preoccupate. A pickleball può giocare chiunque, anche chi non ha mai tenuto in mano una racchetta. E andremo avanti con lo sport subito dopo una breve pausa. Per il calcio vedremo in particolare le difficoltà di Catania e Messina. State con noi. Insieme con il calcio, il Catania perde a Torre del Greco e deve guardarsi le spalle. Rossazzurri con soli 3 punti di margine sulla zona play-out. La Turris punisce gli etnei con Yallo. In superiorità numerica per larga parte della ripresa, la squadra di Zeoli riesce solo ad accorciare le distanze. Marco Carli. Sull'orlo di una crisi di nervi, oltre che della zona play-out, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e spingono ad avere gli animi poco sereni. Il primo tempo del Catania Torre del Greco spiega la situazione. Ancora una volta, la squadra era consapevole, ha detto Zeoli prima della partita, della situazione a cui sarebbe andata incontro. Risposta: nessuna. Yallo, indisturbato, punisce i rossazzurri 2 volte e a fronte dei soli 3 gol messi a segno nelle precedenti 26 apparizioni prima di incontrare gli etnei, contro i catanesi sembra il miglior attaccante in circolazione. Il Gambia prima stoppa senza problemi a pochi passi dalla porta e scarica in rete l'1-0, poi approfitta della confusione etnea, recupera il possesso del pallone e sigla il 2-0. In un primo tempo rossazzurro da horror, i problemi sono in campo e non solo. L'importante è che anche i giocatori capiscano il momento, la delicatezza, le situazioni, capiscano tutto, poi che sono affranti, che non sono abituati a certe situazioni, queste cose non mi interessano. L'allenatore si prende le responsabilità, ma indubbiamente le domande sono tutte sulla gestione di questa stagione, sia da parte della società che della squadra. Cambiano i fattori, infatti, intesi come tecnici, direttori, giocatori, e il prodotto non cambia mai, nemmeno nella ripresa, quando l'espulsione di Cocetta regala la possibilità di riaprire l'incontro. Ci prova Cianci e poi ci riesce con l'aiuto di Peralta. Ottimi i loro innesti. Ma il 2-1 non basta a cambiare il finale della gara. Si può intervenire ancora invece sul finale di stagione per prendere consapevolezza e non rovinarla più di quanto già non sia. Dopo la sconfitta contro il Foggia si è ridotto a 5 lunghezze il vantaggio del Messina sulla zona play-out. Sabato appuntamento a Castellammare di Stabia contro la capolista. Sergio Colosi. 2 pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime 4 giornate spingono il Messina a concentrarsi sui prossimi impegni per centrare l'obiettivo della salvezza, con un vantaggio sulla quintultima che si è ridotto a 5 punti. C'è rammarico nelle parole del tecnico Giacomo Modica dopo la gara persa in casa contro il Foggia. Primo tempo bellissimo, abbiamo creato, tirato,
ha avuto occasione, 9 calcio d'angolo nei primi 45 minuti, abbiamo fatto una sbavatura, abbiamo preso gol, ma quello che mi disturba di più è che non riesco a giocarmi le partite normali. Ancora di più è che ogni partita regaliamo sempre qualcosa o qualcuno. Questa è la situazione che mi dà veramente grande disturbo. Poi valla a raccontare a chi non c'era che hai perso 3-0 in casa. Sabato prossimo trasferta in Campania contro la capolista Juve Stabia. Assenti gli squalificati Manetta e Frisenna, espulsi sabato scorso. E noi ci fermiamo qui, torneremo alle 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.